E Abacuc non sta parlando da una posizione favorevole, si trovava in un contesto difficile, in un contesto dove la corruzione era arrivata alle stelle, in un contesto dove lui stesso, e questo è atipico, come profeta non aspetta la voce di Dio. Non è Dio a dire ad Abacuc vai, ma è Abacuc al capitolo 1, versetti 2 a 3, che sollecita l'intervento di Dio per porre fine a una realtà difficile, a una realtà peccaminosa che ormai lo aveva affranto, soffriva, pativa, perché intorno a sé vedeva peccato, ma non in coloro che non erano giudei, né giudei, nel popolo di Dio vedeva qualcosa che invece non ci doveva essere. E nonostante questo contesto, lui dirà: io, Abacuc, starò al mio posto di guardia. Io, Abacuc, voglio essere la sentinella. Io, Abacuc, voglio essere il sale. Io, Abacuc, voglio essere la luce. Io, Abacuc, voglio conservare il tesoro che Dio ha riposto nel mio cuore. Rimanendo fermo al mio posto di guardia, come sentinella, perché la sentinella è chiamata a questo, è chiamata a non abbassare la guardia, è chiamata, nel nostro caso, spiritualmente parlando, a non rilassarci, a non sederci, a non chiudere gli occhi. Siamo chiamati a vigilare. Siamo chiamati a vegliare. Siamo chiamati a rimanere fermi in quei principi di fede che ci distinguevano dall'inizio. E quando noi permettiamo allo Spirito di agire nei nostri cuori, quindi di operare, e lasciamo guidare le nostre vite dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è santo, dove ci può portare? Ci porta a ciò che è santo, ci porta a consacrare le nostre vite. Perché Abba cosa dice? Starò fermo al mio posto di guardia, ma poi dice: mi metterò sopra una torre. Non dice rimango in giù nel contesto, ma mi metterò sopra una torre. Ma se vuoi vedere la gloria di Dio veramente nella tua vita, devi salire sulla torre. Devi fare scelte anche difficili. Devi scegliere seriamente per il Signore di consacrare la tua vita, di arrenderla completamente. E questo separarsi, questo consacrarsi, non è un essere, come dire, borioso o qualcosa di saccente, ma Abacuc lo fa perché vuole valorizzare, vuole dare valore alla ricchezza che Dio ha posto in lui. E infine dobbiamo proteggere, dobbiamo custodire, dobbiamo valorizzare, dobbiamo ubbidire. Perché Abacuc dice: io starò attento a quello che l'Eterno mi dirà.